La CALR è la conferenza dei presidenti delle assemblee regionali europee con poteri legislativi, che coinvolge 74 regioni facenti parte di 8 paesi. Nel novembre 2016 l'assemblea plenaria della CALR ha deliberato l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro per l'anno 2017 dedicato al tema delle calamità naturali. Si tratta di una materia di stretta attualità che trova un'attenzione sempre crescente da parte di tutte le istituzioni europee. Nella medesima sessione plenaria è stato affidato il coordinamento del gruppo di lavoro al presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio. Il gruppo di lavoro con il medesimo coordinamento è stato confermato dalla CALR anche per il 2018. Le assemblee legislative regionali europee che hanno aderito al gruppo di lavoro sono Umbria, Puglia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise, Veneto, Andalusia, Vallonia, Galizia ed Estremadura. Nel 2017 il gruppo di lavoro si è posto l'obiettivo di analizzare gli strumenti che l'Unione Europea mette a disposizione degli Stati e quindi delle regioni e sottoporre alle istituzioni europee le istanze regionali di intervento dell'UE sia sotto il profilo della prevenzione sia sotto quello del ristoro dei danni. È stato costituito un gruppo di esperti provenienti dalle università di Teramo, L'Aquila, Chieti e Pescara, da due istituti di ricerca, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Gran Sasso Science Institute, e dalla Giunta e dal Consiglio regionale dell'Abruzzo a supporto del lavoro delle assemblee legislative regionali europee aderenti al gruppo di lavoro. Il gruppo di esperti ha collaborato costantemente in attività quali l'individuazione delle tipologie di calamità naturali maggiormente frequenti nel territorio dell'Unione Europea e tra queste quelle che richiedono una maggiore attenzione e possibili strategie di prevenzione e reazione a tali fenomeni. È seguita la ricognizione e l'analisi della normativa europea di riferimento ed è stato esaminato il modello statunitense in materia di calamità naturali e disaster law. Il 14 luglio, presso la sede del Consiglio regionale all'Aquila, è stato organizzato un workshop degli esperti del gruppo di lavoro CALR 2017 Calamità Naturali, nel corso del quale sono stati presentati i primi contributi scientifici e giuridici sul tema. L'11 ottobre 2017 si è svolta a Bruxelles, presso la sede della Regione Abruzzo, la prima riunione del gruppo di lavoro, nel corso della quale sono stati presentati gli esiti delle attività svolte. Il gruppo di lavoro ha inoltre presentato all'Assemblea plenaria della CALR una relazione finale nella quale, tra l'altro, sono indicati i possibili interventi che l'Unione Europea potrebbe mettere in campo in tema di calamità naturali. Si tratta di 10 tipologie: necessità di introdurre un metodo univoco per l'analisi del rischio, prevedere misure contro i cambiamenti climatici, legiferare sulla prevenzione dei rischi, in particolare sulla prevenzione di taluni tipi di rischi quali incendi e terremoti, legiferare sul contenimento del consumo del suolo, armonizzare e rendere sistematica la normativa europea in materia di disastri naturali, incrementare il fondo di solidarietà e semplificare le procedure per l'accesso allo stesso, riconsiderare e integrare l'articolo 50 del regolamento sugli aiuti in esenzione per i danni causati da calamità naturali. Investire sulla ricerca in materia di calamità naturali e sull'informazione dei cittadini nonché sulla formazione di figure professionali esperte in materia. Valutare la possibilità di introdurre un fondo per la fase del predisastro sul modello dell'esperienza statunitense. Orientare con azioni concrete sia i fondi strutturali di investimento sia i fondi diretti ad affrontare anche le questioni connesse alle calamità naturali. Il documento finale del gruppo di lavoro è stato presentato dal Presidente del Consiglio regionale all'assemblea plenaria della CALR svoltasi presso il Parlamento dell'Andalusia a Siviglia il 9 e 10 novembre 2017. Anche per l'anno 2018 il gruppo di esperti ha supportato il gruppo di lavoro CALR nelle attività di ricerca.